Live Social. Amici di Live Social, è sempre un piacere poter ospitare qui da noi il maestro Marcella Crudeli, che ci fa l'onore e il piacere davvero di venirci a trovare e raccontare questa sua splendida vita personale, artistica, nella quale veramente ha dato davvero grande prova di non solo artisticità, ma anche di professionalità e di entusiasmo proprio, di passione per la musica. Per cui benvenuta di nuovo da noi, Grazie, grazie per essere grazie. qui. È un piacere e una gioia. Ecco, vogliamo parlare oggi di quello che è, diciamo, una parte importante della sua vita artistica, non soltanto come concertista, ma come formatore. Ecco, lei è stata presidente dell'EPTA Italy Tuttora e sono. tuttora lo Sì. è, e ce la vuole raccontare, ce la vuole descrivere? Certo, l'EPTA Italy praticamente non era stata mai costituita in Italia, sì, per ragioni che non so dire. E in un convegno a Rovigno incontrai la signora Carola Grinda, che era la presidente dell'EPTA Internazionale, e perché European Piano Teachers Association, l'associazione di insegnanti di pianoforte, e mi chiese se io potevo organizzare e fondare un EPTA in Italia. Molto volentieri. Sa, fondare un'associazione non è una cosa semplice, con tutti i Certo, pianisti, eccetera. certo. Però io sono caparbia e quindi sono È tosta e determinata. determinata, e la fondai nel 1990. Siamo ancora in piedi. L'EPTA che cosa praticamente si prefigge? Si prefigge di organizzare, attraverso convegni che sono internazionali, poi ne parlerò, e nazionali chiaramente, un incontro tra giovani musicologi, insegnanti, per parlare delle varie tecniche pianistiche, dei vari compositori, anche presentare nuovi contemporanei, avere un panorama internazionale e uno scambio di opinioni molto importante per questa cosa. Certamente, Perché la certamente. musica è anche uno scambio, bisogna avere l'umiltà di avere uno scambio di opinioni e un allargamento di orizzonti. Un brano Certo. non è che si esegue così e basta, si può eseguire nell'ambito certo dello stile in 3.000 modi, tutti ad alto livello. Bisogna quindi avere questo senso di apertura. Io sono stata nominata anche presidente europea nel 95-96 e nel 2003-2004, e quindi abbiamo fatto i convegni a Roma, li ho fatti tantissimi anche in Italia, presso l'Università di Siena, di Pescara, e anche lì al chiosro di San Giovanni Battista dei Genovesi a Roma, in tante prestigiose sale. E noi ci vediamo annualmente, perché c'è l'assemblea annuale, in varie parti del mondo. L'EPTA è un'associazione che ha circa un 38-39 EPTA europee, e abbiamo degli
affiliati negli Stati Uniti e in Giappone e in altri paesi, che si chiamano magari EPTA e in altro modo il loro paese. Certo. È un'associazione molto interessante, e sono iscritto all'EPTA, sono iscritti dei docenti e sono iscritti anche soprattutto dei ragazzi, perché l'EPTA, come il mio modo poi di essere nella vita, è mirata anche alla valorizzazione di giovani talenti, e questo magari ne parliamo successivamente, perché adesso lasciamo un po' lo spazio per ascoltare il concerto per pianoforte inserito all'interno della banda della Guardia di Finanza, l'Ansen. Sì, perché è un organico particolare, perché pianoforte solista con l'accompagnamento della banda, quindi col maestro Fulvio Cre, che allora era direttore della banca della banda della finanza. E quindi insomma è uno spezzone, è una molto interessante, perché praticamente è una cosa, e si è svolto al Foro Italico, anche ripreso per televisione, per radio, interessante. Sentiamo qualcosa. Sentiamo, certamente. Occasione ancora più importante per andare ad ascoltare questo spezzone con la banda della Guardia di Finanza. Io vorrei ritornare invece sul discorso della formazione, cioè della sua generosità, al di là del grande lavoro di concertista, di interprete, di appassionata di musica. Ecco, avendo lei girato tutto il mondo, in particolare con EPTA, penso che abbia avuto veramente tanti osservatori speciali. Secondo lei la musica ha avuto modo di guardare, di ascoltare, che viene percepita in maniera diversa, oppure c'è un sentimento davvero che ci accomuna? Beh, il sentimento ci accomuna senz'altro in tutti i popoli, per carità, dall'Oriente all'Occidente, naturalmente con le loro diversità, le loro sensibilità e la loro cultura. Vediamo i popoli cinesi, giapponesi,
che approcciare un Beethoven, un Chopin o un Schubert per loro è difficile, ma ci sono degli insegnanti poi nel corso dell'antica civiltà, sono venuti in Occidente alcuni insegnanti delle famose scuole e hanno potuto apprendere che cos'è la nostra cultura occidentale, che cos'è il romanticismo, che cos'è il classicismo, perché è un approccio diverso. Ora, ci sono dei giovani poi, valorosissimi, che con la loro intelligenza, la loro perseveranza e soprattutto sono dei grandi imitatori e hanno potuto assimilare e quindi rendere partecipe anche i popoli che erano rimasti un po' chiusi, tra virgolette, in un percorso diverso da quello occidentale. Io dico sempre che per essere docente, un bravo docente, occorre essere concertista o essere stato, aver svolto una carriera, ma aver calcato il palcoscenico. Perché lei, capisce, non può soltanto prendere il diploma, metterlo nel cassetto e poi insegnare. Tutto questo non ha senso, perché lei deve vivere certe situazioni e lei le può vivere solo salendo sul palcoscenico. Con l'emozione che fornisce, certo. Per la capacità dell'interpretazione, per questo allargamento che ho detto nell'altra trasmissione. Ci mancherebbero ovviamente dei requisiti talmente importanti per nella docenza. Che certo, perché l'allievo ha bisogno di un punto di riferimento nel proprio docente, ha bisogno di sentire, perché vede, non si può dire fa piano, forte, accelera, rallenta, ma ci sono certe sensazioni che lei le sfumature, può dare, certo. Sfumature solo attraverso la musica concreta, in modo che lei suoni, gli fa sentire questo brano, guarda, io lo concepisco così, allora assimila il ragazzo, percepisce, respira questo discorso musicale, capisci? Altrimenti sono, mi dispiace dirlo, dei bravi docenti, ma non sono degli artisti. Ecco, molto bene. Allora, ecco, proprio per andare a sottolineare questo aspetto, direi di andarci a sentire Scarlatti in fa maggiore. Io ho fatto tutta una ricerca, perché naturalmente poi è un discorso che lo diremo la prossima volta, perché ho scritto per clavicembalo, Scarlatti, galuppi, eccetera, ma non bisogna imitare il clavicembalo, perché noi abbiamo il nostro pianoforte che ha una gamma diversa dal clavicembalo. Certamente. E quindi dobbiamo dare nello stile eccetera una percezione diversa dal suono del clavicembalo, che per forza di cose è più piatto, certo, tra virgolette, con grande rispetto, certamente. E allora andiamo a capire proprio questo binomio, questo connubio, come lo svolge il maestro Marcella Crudeli. Eccolo qui. Thank you.
Bello, bellissimo il tocco del maestro, l'interpretazione del maestro Marcella Crudeli. Davvero abbiamo sentito il piano che ci parlava, no? Che ci raccontava non solo dell'interpretazione, ma ci trasmetteva quell'emozione, quella giusta dose di passione, di tecnica che poi forma e dà vita al grande artista. Ecco, quanto è importante la formazione appunto nel musicista, nella sua carriera e nell'apprendere magari diversi approcci, come giustamente ci stava accennando prima? Beh, molto importante, chiaramente primo le basi tecniche, perché senza quello, se non c'è la tecnica, non possiamo parlare di interpretazione. Naturalmente io consiglio ai ragazzi di non cambiare 3.000 insegnanti e 3.000 approcci immediati, ma formare, andare e fare. Io stessa all'Accademia di Vienna 2 anni, mi sono solo col mio professore, mi ha guidato in un certo modo, dopodiché ho cambiato, sono stata a Courtauld e altrettanto. Ecco, non questa fusione. Certamente il ragazzo deve avere una maturità per poter capire certe cose, perché vede l'interpretazione, come dicevo prima, ci può essere fatta in un modo o in un altro. Ci sono delle visioni artistiche diverse, parliamo di alto livello, non parliamo di... quindi bisogna che il ragazzo abbia questa maturità. Certo che è importante, ma non fermarsi soltanto a un insegnante solo di conservatorio, con grande rispetto, perché io provengo anche dei conservatori, ne ho rispetto e non parlo male, però non è quello, deve spaziare sia come apertura, come musicalità, come modo di essere, l'approccio al pianoforte. Tutto questo viene dato da chi? Da un docente che sa il mestiere suo, che sa che ha suonato o suona e che trasmette all'allieva questo. Quindi la formazione che io ho avuto, ho avuto dei grandissimi, da Zecchi a Courtauld, questi hanno fatto carriere straordinarie, è chiaro che io ho respirato la loro aria. quella polvere del palcoscenico. La di polvere cui del palcoscenico. Le posso fare una domanda provocatoria prima di salutarla e magari dare anche spazio ad un'altra possibilità, insomma, di ascoltarla? La domanda provocatoria è questa: lei interpreterebbe in maniera diversa certi brani, certe opere adesso rispetto al passato? Certamente, perché con l'andare del tempo avviene una maturità, vede lei certe cose in maniera un poco diversa, rimanendo nei canoni, certo. Ma lei chiaramente la sua maturità, che è prodotta da dolori, da gioie, certamente, da una vita d'aver vissuto, è chiaro che lei Chopin lo fa con una maggiore maturità e un maggiore respiro, io dico respirare interno nel brano. Certo, c'è un'evoluzione dell'artista. E quindi, ed è molto interessante anche quello, un brano che si fa a 17 anni con grande virtuosismo e magari non finalizzato, o soprattutto puntare al grande respiro, lei con l'andare degli anni lei cresce artisticamente, le vengono i capelli bianchi e quindi anche nel rapporto umano, perché la musica è un rapporto umano, che lei deve trasmettere quello che la musica ci dà, e deve tirar fuori tutto quello che l'autore possibilmente ha scritto. Certo, allora io voglio anche dire a chi ci sta ascoltando adesso, ai ragazzi, prendete davvero spunto da questa montagna di musicista che abbiamo qui oggi, il maestro Marcella Crudeli, perché davvero instilli, poi ci sarà una puntata dedicata proprio ai ragazzi, allo studio, insomma alla passione per questa nuova generazione, ma prendete davvero spunto e fate vostri gli insegnamenti di chi ha vissuto davvero non soltanto metaforicamente,
metaforicamente, ma realmente la musica, ha battuto i palcoscenici, ha provato le emozioni, insomma, ha interiorizzato, ha metabolizzato quello che propone, non solo come concertista. Io saluto e ringrazio il maestro Marcella Crudeli, che davvero ci dà sempre l'opportunità di crescere in queste nostre pillole insieme. È un piacere, bravi anzi che fate queste trasmissioni finalizzate, insomma, perché la musica ci deve dare coraggio. Coraggio e andare avanti. Ecco, grazie mille, è stato un piacere. Grazie a lei della sua collaborazione. Grazie. Ed ecco di nuovo la sigla per salutare il maestro Marcella Crudeli. Arrivederci.